Ricordate la strana roccia marziana a forma di piramide con base quadrata che Curiosity aveva individuato e deciso di analizzare? Queste analisi sono state effettuate, vedete dei punti segnati su questa roccia, sono quei punti in cui Curiosity ha indirizzato il suo raggio laser per poter vaporizzare dei minerali e quindi studiarli. Quali conclusioni hanno dato questi studi? Allora, diciamo che questa roccia, secondo gli studiosi della NASA, ha una composizione chimica di tipo molto insolito, ma ben noto nelle rocce ignee che si trovano in molte zone anche sulla Terra. Cioè sono rocce che si formano dalla solidificazione di magmi o di lave. In questo caso sembra essere stato proprio un magma che si è solidificato, molto simile a quello che succede qui sulla Terra, nel mantello del pianeta, sotto la crosta. Il magma cristallizza ed è un magma relativamente ricco di acqua e ad alta pressione. Questa roccia, secondo Ralph Gellert dell'Università dell'Ontario, è una strana roccia marziana ad alto contenuto di elementi come il feldspato e povera di magnesio e di ferro. Queste poche informazioni sono solo un'anteprima, perché Curiosity sta svolgendo anche delle analisi di laboratorio all'interno del rover dopo aver raccolto delle manciate di sabbia marziana, e da questi esami potremo avere delle informazioni ulteriori sul terreno marziano e magari sempre con quell'idea di scoprire finalmente una traccia, seppur minima, di vita microscopica, di vita microbica. E questo lo stiamo aspettando ufficialmente da tantissimo tempo. Vedremo cosa ne verrà fuori. Grazie, alla prossima.